Umbria che spacca 2014, seconda edizione. Oggi siamo al secondo giorno. Qui con me ci sono i Progetto Panico. Sì. Da Spoleto, attivi dal 2010. Io mi rifaccio alle vostre informazioni su Facebook, dove vi definite dei sex symbol alieni con l'interesse per il feticismo. È un'informazione scorretta, è obsoleta. No, non aggiorniamo Facebook da allora. Siete un gruppo poco social. Poco serio anche. No, social, molto social. Quindi, sì, social. Quindi non mi vuoi dare la spiegazione di sex symbol alieni che mi aveva tanto affascinato. Davvero? Non la capiresti, poi. Ecco, lui è l'esperto di alieni. Sì, sì. E tra l'altro anche di sex symbol. Ok. Tra l'altro ho sbavato esperto di sex symbol. Noi siamo attivi dal 2000, siamo attivi dal 2010, ma anche passivi dal 2009. Quindi è bello. Per questo siamo sex symbol alieni dal 2008 però. Ok, ottimo. E il vostro primo album, diciamo, Vivere Stanca, prodotto da Karim dei Zen Circus, mi parlate di questo progetto? Vuoi dire qualcosa? C'è un'impressione. In realtà è il secondo album, diciamo il primo prodotto in maniera un pochino più seria. Il primo era Macista in Paranoia, questo sì, è stata una bella esperienza produrre il disco col Karim, molto divertente, fatto il Green Fog con Mattia Cominotto, ex chitarrista Meganoid, tutto molto bello. Bel disco, acquistatelo. Sembra che de parte. Giustamente. Qui all'Umbria che spacca, che atmosfera respirate, a parte umidità 80%? Ma beh, bella. Mi hanno detto che ieri era una gran serata, ci siamo venuti l'anno scorso come stavamo lì. Bella serata, insomma, dunque siamo positivi. Cosa ne pensate di questa Umbria che spacca, di questa panorama musicale umbro? Siete d'accordo? Vi sentite dentro, no? Voi siete di Spoleto. Noi siamo gli outsider. Non tiriamo fuori polemiche inutili e sterili. No, è vero, la verità. Cioè, bello, io voglio essere l'outsider, io voglio essere il Belgio. Che ti farai ai mondiali, quindi ovviamente, adesso. Ovviamente. Siamo stati molto lieti di venire qua perché siamo stati l'anno scorso come spettatori. Cazzo. È stato un festival fantastico, devo dire. Però spaccava veramente pieno di gente. Poi quest'anno arriviamo noi, di solito portiamo la pioggia, quindi vi consigliamo il prossimo anno di non invitarci o di farlo il 15 agosto. Sì, l'Umbria che spacca il 15 agosto. Però no, l'Umbria che conta, siamo detti di molto. Quando c'è un festival va sempre comunque bene, magari. Insomma, che sia l'Umbria che spacca, l'Umbria che spacca di meno, siamo contenti. Poi insomma, visto lo sforzo che stanno facendo, insomma, per fare tutto Aimone l'istrione, è veramente un bravo ragazzo e si sbatte per l'Umbria, insomma, e per la musica umbra, che non è scontato. Non è scontato, chiunque faccia, insomma, metta in piedi un Natale, no? Un Natale. Natale. Scusate, ho dormito molto poco, veramente. E abbiamo studiato, insomma. Viva l'Umbria, è l'Umbria che spacca e tutto quanto. Benissimo. Viva. Saluti al Progetto Panico, sempre su Radio Bombay. Grande, ciao.